Immobile. Va a girare Badel, va al tiro. Immobile. Porca puttana. Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per seguire insieme a voi. Ok? Per seguire insieme a voi la mia Lazio, questo tra l'altro era sia fuori gioco che mano, però vabbè, rifacciamo. Sono oggi qui per seguire insieme a voi la mia Lazio che gioca a Verona contro il Chievo. Abbiamo avuto una settimana per preparare questa partita, apparentemente. Mi aspetto molto, per esempio, dai giocatori che sono rimasti a Roma giovedì. E se soltanto uno di loro dovesse deludermi, mi incazzo come una bestia, perché lo sapete che cosa penso del turnover esageratamente turnoveresco adottato per la partita contro la Pollon. E se non dovessimo vincere, Madonna Santa. Però, vabbè, adesso ragazzi, forza Lazio, sempre e per sempre. Volete mai verso l'area avversaria, prende posizione Pellissier al limite, grande intervento di Wallace. Bravo Wallace. Bravo Wallace, ma Immobile è la decima palla che perde. Immobile ha perso 10 palle in 20 minuti. 10 palle in 20 minuti. Ti devi da svegliare, Ciro, ti devi da svegliare. Oh cazzo. Ma che coinvolgiamo di più Ciro? Ha perso 10 palloni, ha perso. Tu mi devi spiegare la palla di merda di Lulic al limite dell'area di rigore. Cazzo. Scommetto non è il tuo forte il colpo di testa, eh? Ci sei andato proprio scordinato, ci sei andato, era tua. No! Bello. Guarda che se Sorrentino ti dice che non l'ha toccata, fidati. E questo è un giocatore serio. Infatti non l'ha toccata, non è calcio d'angolo, però vabbè, meglio per noi. Appunto, l'ho detto io adesso. Non ci posso credere. Gliel'hai tirata in bocca. A un metro dalla porta gliel'hai tirata in bocca. Per fortuna per te che quella era fuori gioco. Per fortuna per te che quella era fuori gioco, davvero. Io non dico niente. La cosa divertente poi è che tu adesso hai messo Correa dal primo minuto e non la puoi levare. Non la puoi levare Correa. Cioè, questa è la cosa che tu, Correa, non lo puoi levare. Non puoi. Perché Correa è un giocatore da secondi tempi. Quindi non puoi neanche pensare, ah, ma aspetta, adesso lo levo al posto di Luis Alberto, al posto di Caicedo. No, non puoi. Facciamo che questa sciarpa ce la mettiamo negli scontri diretti, va bene? Vai. Mettiamocela negli scontri diretti. Mettiamocela. Perché credo sia più adatta. E torniamo al principio, ok? Dato Stracoscia stava per combinare un pasticcio. Riesce a recuperare il pallone. Ha rischiato davvero tanto. Wallace. Mastica quella cazzo di gomma. Inespressivo Stracoscia. Inespressivo. Ciro! Porca troia!
Che cosa fa Correa? Cazzo, Madonna Santa. Non mi dica, ma questo inizia a fare miracoli, eh? Madonna Milinkovic, Madonna, Madonna. Madonna, come fai a tirare così male? Stai a 4 metri dalla porta, stai. Sei riuscito a tirare in curva. Correa, Immobile, Correa, buona combinazione tra i due, Correa ancora, per Immobile, Immobile. Dai Ciro, ma che bella azione! Ma che grande gol! Ma che grande gol! Mi è piaciuto questo, mi è piaciuto! Correa nel secondo tempo, cazzo! Correa nel secondo tempo, ragazzi! Un altro giocatore nel secondo tempo! Mamma mia, che azione! Mamma mia, che bellezza! Che bellezza! Guarda qua, tocco, tac, ancora! E questo è un grande gol! E questo è un grande gol! Bravi! Questo è un grande gol! Bravi, bravi! Bravi! Che chiusura di Acerbi. Che cazzo di chiusura che ha fatto Acerbi. No, porca troia. Porca troia, che giocatore. Guarda che culo, porca troia. Porca troia, becca un palo a partita Immobile. Becca un palo a partita. Cazzo. Cazzo che palo. Cazzo che palo. Porca puttana! No, no! L'avevo vista dentro! Avrei distrutto tutto, avrei distrutto se questa palla fosse entrata! Ci meritiamo il vantaggio, ragazzi! Ci meritiamo il vantaggio! Poi forza, cattiveria in questi ultimi 10 minuti! Cattiveria! Peccato, peccato perché abbiamo... Le occasioni le abbiamo avute nel secondo tempo! Cazzo! Noi no, non ci possiamo giocare alle 6 di pomeriggio. Pareggiamo sempre 1-1. Vabbè, anzi, in verità a Empoli. Vabbè, ci siamo andati vicino ad Empoli a pareggiare 1-1. Però tutte così le partite delle 6. Io non capisco. Peccato, peccato. Molto utile il turnover. Il turnover di Cipro. Molto molto utile. I giocatori sono entrati in campo al primo tempo con la giusta con tanta energia, ecco, con tanta voglia, quindi molto utile il turnover di Cipro, complimenti, complimenti. Vabbè, mettete un like se il video è piaciuto, iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo successivamente. Ciao.